Esigo una spiegazione. Che vuole quello da te? Forza, dimmelo. Ma Alessandro, che vuoi che ti dica? Già ti ho spiegato che l'unica cosa che mi lega a Isaia è quel debito per mia madre. Non c'è nient'altro, te lo giuro. Nient'altro? Nient'altro. Sembrava sicuro di quello che diceva. E poi come sarebbe a dire che questo debito non si paga solo col denaro? Però Alessandro, perché dai tanta importanza a un tipo del genere? Forse pretenderà qualcos'altro, ma se spera di ottenerlo è scemo. Sì, sì, non lo so quanto poi sia scemo. Ma non c'è alcun dubbio che è un delinquente. Sì, non c'è dubbio. L'altra sera ero seduto in un bar e l'ho incontrato con una donna, quella tua amica, quella che è venuta a cercarti qui a scuola. Pure lei ha un'aria così ambigua, anche se vuoi farmi credere che li conosci solo perché sono delle tue parti. Lo so che non è vero. Beh, ero sul punto di litigare con loro. Davvero, amore, stavi per litigare con loro? Non ci posso credere. Neanch'io posso crederci, ma ancora di meno riesco a credere alla storia del tuo debito. Per un debito un uomo non sta dietro a una donna come sta dietro a te, quella Guzzino. Per quanto mi sforzi non riesco a crederti. Non lo so, non riesco a vederci chiaro in questa faccenda. Perdonami, però sono convinto che mi nascondi qualcosa. Mi dispiace, Rosa, ma è così, cerca di capirmi. Non so, mi viene in mente che ne so, io non so niente di te. Non mi hai mai parlato del tuo passato. Certe volte mi sembra come se fosse una nuvola. Una nuvola che si mette fra te e me e che non ci fa vedere come stanno veramente le cose. Non lo so. Però mi sembra così evidente che non c'è niente di chiaro, che non è chiara questa situazione con Isaia. Ma che relazione esiste fra te e lui? Vuoi dirmelo, per favore? Io non lo capisco. Senti, tu una volta mi hai detto che non era necessario conoscere il mio albero genealogico per amarmi, ricordi? Bene, d'accordo, riconosco che non sai molto di me, ma anch'io non so niente di te. Per esempio, sapevo qualcosa di Rosalia. Nessuno sa niente dell'altro, è così, lo capisci? Certo, non siamo mai stati una coppia normale, di quelli che si siedono su un sofà e passano la vita a raccontarsi tutto. O di quelle coppie che passano ore e ore rinchiuse in una macchina a raccontarsi la propria vita con calma. Rosa. Noi non siamo fidanzati di quel tipo. E non abbiamo mai avuto tanto tempo per parlare. Senti, in realtà, Alessandro, io sono una donna troppo occupata per perdere tempo dentro a una macchina a fare delle stupide chiacchiere confidenziali. Sì, aspetta un attimo, per favore. E tantomeno su un divano. No, non ho tempo per queste cose. Non fraintendermi, io non ho mai voluto dire questo. Vuoi capirmi, per favore? Senti, Alessandro, io mi alzo molto presto per andare a lavorare. E poi penso alla casa, e poi a studiare, e poi ad altre mille cose. Se questo non ti è chiaro, io non so cosa farci. No, non si tratta del tuo tempo. Non voglio sapere quanto tempo lavori, quanto studi. Non ti sto chiedendo questo. Non confondere le cose, per favore. Io parlo di sensazioni, sensazioni strane che io percepisco. Ma sì, va bene, d'accordo, ho capito. Tu hai dei dubbi su di me, perfetto. Ma io forse ti ho mai chiesto nulla della tua vita privata. Perché per stare insieme a te non mi serve conoscere né il tuo passato, né la tua famiglia, né altro. Mi capisci? Ma se non hai fiducia in me, Alessandro, va bene. E come non detto, va bene, non è successo niente, amore, niente. Io ti amo. Sì, ti amo. Va bene, Rosa. Avrò fiducia in te, però solo una cosa. Amore, io vorrei che fra noi due fosse tutto chiaro, eh? Mi farebbe soffrire molto venire a sapere che per un qualsiasi motivo tu mi hai nascosto una cosa. Ti prego. Ti amo molto, molto, molto. Andiamo, ti porto a casa. Almeno dove abiti lo so. Senti, come un eroe, sai? Così si sentiva il professorino. E tutto perché Rosa vedesse che lui contava qualcosa, per farsi bello davanti a lei. E lei che atteggiamento aveva? Beh, al principio era nervosa, come logico. Dopo, quando Alessandro le ha chiesto che rapporto c'era tra me e lei, lei è diventata più nervosa. Gli ha detto solamente del denaro che le ho prestato per l'operazione della madre e nient'altro. E non gli ha detto nulla del carcere? No, Teodoro, questa è la mia arma segreta. Io non ne parlo perché Rosa non si allontani da me. Forse è proprio questa la cosa che più le dà fastidio, che io sappia che è stata in galera. E cos'altro è successo con il professorino, capo? Beh, sai, l'eroico galantuomo da strapazzo si è offerto di pagarmi il debito, sperando che io lasci in pace la sua Rosa. Mi ha chiesto addirittura dove poteva trovarmi per restituirmi il denaro. Immagino la scena, credo sia stata molto divertente. No. Lì per lì ero molto serio. E poi non mi va per niente di mettermi a litigare con Rosa, capisci? Però prima di andarmene le ho fatto capire chi è che comanda. Immagino quello che starà pensando il professorino adesso. Vuoi sapere che gli ho detto? Che il debito che Rosa ha con me
non si ripaga col denaro. Quel poveretto è in un brutto guaio, capo? Eh sì, Teodoro, devono imparare tutte e due. E soprattutto Rosa. Io mi farò sentire. Rosa deve capire come vanno le cose. Lei si deve mettere in testa che o sta con me o con nessun altro. Ah, Rosa, sei ancora qui. Io stavo di là tranquilla, pensavo che fossi già andata al ristorante. Ah, mamma, mi ero dimenticata di dirtelo. Giovanna mi ha licenziato. Come ti ha licenziato? Dicevi che andava tutto bene con quel lavoro. Sì, fino a ieri. Ma perché? Che è successo? È stato per Magali. Ah, io lo sapevo. Lo sapevo che quella donna mi avrebbe dato dei guai. È venuta al ristorante e ha parlato del carcere. Beh, Giovanna ha sentito e il resto te lo puoi immaginare. Ma com'è possibile? Però tu hai cercato di spiegare a Giovanna che... Ma sì, sì, ma infatti non è che lei ce l'abbia con me, mamma. E allora perché? Vabbè, non le conviene avere della gente che ha dei precedenti penali, no? Oh, figlia mia. E adesso come facciamo, Dio mio? Mm-hmm. Questo fatto del carcere ti perseguiterà per tutta la vita. Gesù mio, non risolveremo mai nemmeno un problema. Io non lo so come faremo. Ma coraggio, mamma. Non ti preoccupare. Ho parlato con Consuelo e mi ha offerto un lavoro. Presto lavorerò con lei in un negozio. Come vedi, è già tutto risolto. Sta tranquilla. Andrai a lavorare con quella donna. Mm-hmm. E questo ti sembra bene? Però, mamma, perché ce l'hai tanto con Consuelo? Non capisco perché devi giudicarla così. Lei si comporta molto bene con me. A me non piace quella donna, non mi piace. Non capisco perché le sei così affezionata, se nemmeno la conosci bene. Io non lo so. Beh, a me è piaciuta molto fin dall'inizio. Piacerà anche a te quando la conoscerai meglio, vedrai. Ti piacerà. Va a vedere chi è, sì, alla porta. Beh, allora, che sei venuta a fare qui? Ciao, Rosita. Donna Carmen, i miei rispetti. Salve. Posso entrare? No, non puoi entrare, Isaia. Quello che ti devo dire posso dirtelo qui sulla porta. Come ti permetti di compromettermi parlando in quel modo davanti ad Alessandro, eh? E perché non avrei dovuto farlo? Ringrazia Dio che non ho detto tutta la verità. Ascolta bene quanto ti dico. Io presto avrò quel denaro e te lo sbatterò sul muso, capito? E vediamo se poi mi lascerai in pace. È molto difficile, amore mio. Ti assicuro che è molto difficile liberarsi di me. Questo lo vedremo. Sbandiamo.